Fra poco un personaggio che sta crescendo molto su internet, seguito molto dai giovani, che si chiama il Bavaro Bavaro, il Bavaro. Dottor Bavaro. Dottor Bavaro, fra pochissimo lo interpelleremo, un signore che è di una certa pesantezza, diciamo, molto... ed è anche orgoglioso di quello, che anche se sta avviando un percorso, diciamo, di dimagrimento, ha iniziato anche sull'internet. Quanti chili, se posso, dottor Bavaro? Sì, iniziamo subito. Lo diciamo una volta, diciamo, raggiunto il percorso. Sì, no, adesso, quanto pesi adesso? No, questo non lo possiamo dire. Ma come non lo possiamo dire? Che cazzo vuol dire? Cioè, è una cosa che abbiamo fatto con il mio personal, quindi lo diremo una volta perso alcuni chili. Ho capito, ma più o meno quanto pesi adesso all'inizio? Più di 100. Ma sì, 180. Sì, 180. Sì. 200? Di siamo, di più. Di più? Di più, di meno. Di più, dice. Ma qua abbiamo anche una cosa, eh? No. Come no? 180. Non va bene, non va bene. 180. 180. Più di 180. Ma sei sempre stato così? No. Da quanto? Piano piano, diciamo, da... Sei arrivato a 180, da ragazzino? Sì. Con che problemi? Ma non lo so. Come non lo sai? Cioè, avrei fatto delle analisi, delle cose. Sì, no, no, sto bene, tutto stai a bene. Posto, sì. Però sei arrivato a pesare 100. Ma questa cosa, sì, ti piace per il cibo, per problemi, per gli ormoni, naturalmente sei arrivato così a 100. No, ho la predisposizione per ingrassare, ma diciamo un mix di cose. Sì. Ma scusa un attimo, ma io sono sempre stato curioso di una cosa. Tu hai 25 anni, da dove vieni? Da Salerno, 25 anni. La tua giornata, una giornata in cui tu mangi tanto, quanto hai mangiato? Fammi un esempio. Ma per esempio, colazione? Non la faccio. E quando è che mangi? Ma diciamo solitamente pranzo, cena. E tipo pranzo che fai? Ma di solito vado a mangiare fuori, non mangio mai a casa. Sì, ma tipo che cosa mangi materialmente? Primo, secondo. Sì, cioè sì, la tua giornata, una giornata in cui hai mangiato tantissimo. Quanto hai mangiato? Che ne so, pizze, arancini? No, non ne faccio uso di questo cibo sporco. Se mai state a dieta. E di che mangi allora? Ma stellato. Che vuol dire stellato? Lo mangio solitamente in ristoranti stellati. E chi cazzo gli dai i soldi per andare agli stellati? ce li ho. L'esperienza vostra magari ne ho più di voi. Lei guadagna facendo, questo li sicuro. Li sfrutto. Lei guadagna facendo l'influencer, lei? Fa l'influencer? No, io li guadagno anche non solo tramite internet. Tramite internet? No, non solo tramite internet, come che fai? Lo spacciatore, che fai? No, assolutamente, mi dissocio da queste cose. Appunto. Ah, sono un imprenditore. Un imprenditore di che? Investi in che cosa? In Bitcoin, in che cosa? No, in appalti. Diciamo, in appalti. Investi in appalti. Caselli autostradali. Ma che vuol dire investi in appalti? Appezzamenti di terreni, appartamenti, ville. Ma è ricco di famiglia o partito da zero? No, di famiglia. Di famiglia. Ah, quindi lei la sua famiglia investe in appalti. Sì, e poi ho preso, diciamo, le redini. Sì, ho preso le redini. Vabbè, fermi tutti. Questo ragazzo qua dovrebbe andare nel bagno per disabili e dovrebbe avere il bagno per disabili disponibile, aperto, perché oggettivamente tu dovresti andare in un bagno per disabili. Ma a me dove vai in bagno non me ne frega. Odio i bagni pubblici. Come odio i bagni pubblici? Ma non sono un tipo da andare in bagni pubblici, mi fanno schifo. Se le serve però come no, fa? Ti fanno schifo i bagni pubblici? Sì, io uso solo il lusso. Ma che cazzo vuol dire uso il lusso? Ma i bagni pubblici sono sporchi. Ma magari per te sono così i bagni pubblici, ma per me no. Io frequento solo la eccellenza. Ma dove, dai? Solo bagni lussuosi, che vuol dire? C'è solo bagni o casa tua oppure bagni degli alberghi? Sì, cose così. Cioè bagni pubblici in un bar non ci vai tu al bagno? Dipende dal tipo di bar. Se vedo che sono quelli lurici, ma magari che frequenta Parenzo, no? Ma come si permette? Ma scusi un attimo, lei che cosa, come veste, per esempio? È tutto firmato, Ralph Lauren, Vuitton. Ma quanto spende per vestire? Ma diciamo vado sempre sui 2-3 mila K vestito, cioè di outfit. Al mese? No, di vestito, più, al mese vestito, di più. A vestito. Nel mese attorno a quanto? Ma quanto guadagna lei al mese? Non ho capito. Ma sono un signore, diciamo di cifre non ne voglio parlare. Sono un signore, insomma, sei un signore. Siamo umili. Sigla, Guglielmo, 25 anni, detto il Bavaro o Bavaro, che dir si voglia. Applausi, grazie, applausi. Siamo qui, caro Bavaro, giusto? Bavaro. Dottor Bavaro. Guglielmo, 25 anni, provincia di Salerno, studi giurisprudenza. Sì. Diventi il dottor Bavaro. Sì. Su Instagram. Io lo dico in tutti e due modi, non me ne frega un cazzo. Ma fai come vuoi. Quando hai creato qualche mese fa questo personaggio. Sì. Pesi quasi 200 kg. Sì. Hai un certo numero di utenti su TikTok, eccetera, eccetera, con video che toccano punte dai 2 ai 6 milioni di views. La cosa che mi... Ma cosa fai in questi video? Io scusi l'ignoranza, dottor Bavaro. Ma faccio vedere, diciamo, i miei due hobby, sesso e soldi. Sesso, ma sì. Sesso che hobby è?
Che hobby è il sesso? Un bel hobby, no? Ma non c'è nessun hobby qui. Tu hai sicuramente la sindrome. Quando un urologo amico mio mi ha detto: viene stasera un signore che ho visto su TikTok, eccetera. Tu hai, sei largo così, perché detto con tutto rispetto, sei un ciccione del cazzo, diciamo la verità. Ma sì, è un ciccione, è un ciccione. Dice: no, del cazzo no, perché sei un ciccione, sei un super obeso. Vabbè, vai avanti. Sei un super obeso. Quello là non si trova, ci avrai il pene sepolto, mi ha detto lui. Ci avrai il pene sepolto. Sai che cos'è la sindrome del pene sepolto? Diciamo che il pene sepolto. Puoi toglierti lo sfizio perché oggi ho aperto OnlyFans. Se vuoi. Ho capito, non credo che tu faccia vedere su OnlyFans. Sì, non credo che tu faccia vedere l'uccello quando su vuoi. Basta iscriverti. Ma che cosa? Come quando vuoi. Ma scusi, lei ha aperto un profilo su OnlyFans. Sì, sì. Ma per fare che? Ma perché? Per fare video. Sì, ma per fare video. Ma video porno, video spinti. E che video farà? Video sporchi, porno. Rapporti sessuali. No, ma è vero o non è vero? Ci stiamo prendendo in giro. Guarda che dopo vado a controllare. È verissimo, puoi anche andare a controllare adesso. Cioè, tu fai video in cui fai vedere tutto, vedere. Sì, sì. Oh, mamma mia. Ma uno perché? Ma mi dispiace vedere? Tanto a me questa cosa. Perché ti dispiace? Mi dispiace uno di 25 anni. Uno che di 25 anni che si mette in mostra così, che deve fare il fenomeno da baraccone, un po' mi dispiace, perché io le voglio bene, veramente. Ha una faccia simpatica, è carino, fa giurisprudenza, perché deve fare queste cose? Ma l'ho detto, è un hobby, quindi ci divertiamo. Diciamo, a casa sua cosa hanno detto i suoi genitori? Che adesso... Ma niente, faccio quello che voglio, non mi interessa. Ma figurati, che te ne frega a te. Che cazzo. Scusa, quello, tu con i vestiti, per esempio, li devi far fare tutti su misura? No, li devi... li trovo. Ralph Lauren di queste dimensioni qua. Ma tu, ragazzi, ma fai vedere, tu la gamba non è una gamba questa qua. Scusami se te lo dico, Io ho visto persone molto obese, ma questa gamba qua non è una gamba. Però la cosa bella è che lui è in pace con se questa cosa molto, il messaggio molto bello che lui sta mandando invece. Sì. È che lui è una persona felice e serena. Che qua c'è una luce di merda. È che lui è felice della sua condizione. Quindi questo è bello. Tu bel sei messaggio. Felice di essere così o no? Oh, diciamo, non mi butto giù, cioè inutile buttarsi a terra per porsi i limiti, non me ne frega un cazzo. Poi ovviamente le cose si aggiusteranno, ma perché devo farmi buttare a terra magari da un coglione come te o come lui? Beh, adesso come si vede, te la sto dicendo. Adesso lo stai facendo apposta a fare questo atteggiamento. No, sono tranquillamente così. Stai facendo apposta. Ho un ego e un'autostima talmente alta che ce ne vuole per buttarmi a terra. Sì, d'accordo. Però io quando prima ho detto adesso ti sei poi inalberato perché ho detto ciccione del cazzo. Ho interpretato quello che il classico hater, la classica scimmia. Sì, ho interpretato. La classica hater, il classico hater da sera, però tu sei un ciccione, diciamo la verità, sei un obeso. Ma lo puoi dire quando vuoi tu. No, benissimo, sei un obeso, però è una condizione che non è bella, perché essere obesi non è bello, questo volevo dirti. Vabbè, perché sembra che uno è bello essere così. Questa roba qui è una cosa, per carità. Vogliamo mandare anche un messaggio per non dire, cioè, ragazzi che magari stanno in questo stato, non si devono buttare giù. Ma tu hai fatto questa cosa qua, sei diventato un TikToker, sei diventato un mezzo influencer. Sì, sì, sì. Un personaggio, certo. Infatti, ma quanto guadagna? 30.000 euro al mese? Super giù. Ma quale 30.000 euro al mese? Ma non è vero, dai, tu non guadagni 30.000 euro al mese, ne guadagnerai un terzo, posso dirti, forse un terzo, forse meno, dai. Chi lo sa? Sì, ho capito, ma queste cosa, gambe che hai, per esempio, se tu ti guardi, ti piace o non ti piace quando ti guardi? Vabbè, questo che c'entra, questo ognuno fa. Dimmi la verità, ti piace quando ti guardi? Sì, mi piace. Ti piace? Sì, ti piace essere così? Sì, sì. E allora perché vuoi dimagrire di 50 kg? Cioè, no, per ovviamente non è che dico... Magari per stare meglio, schifo, quello sicuro. Così per stare meglio, sicuramente. Ma non è che mi guardo e mi dico, cazzo, buttati giù o uccidi. Bravo. Ma no, ma quello no, ma figura. Ma quello che fai... problemi ci sono, ad esempio, a muoversi dici un così. Problema, che ne so, nel cagare, pisciare... Ma no, in treno. Nessun tipo di problema. In aereo, in treno. Beh, sì, no. Adesso per esempio ti abbiamo dovuto accomodare una sedia particolare. Sì, perché uno sgabello del cazzo, c'è, cioè, cazzo. Uno sgabello del cazzo, del sole 24 ore di radio 24. Sì, effettivamente, però uno sgabello del cazzo è. Su questo non ha torto. Ma che cazzo? A parte il fatto che io mi aspettavo almeno un trono, cioè. Porca puttana. No, ma hai ragione, una vergogna. Da questo punto di vista, questo è Moggi. Da questo punto di vista, però devo dire la verità, hai ragione. Uno dovrebbe avere questa stanza attrezzata anche per le evenienze, con delle poltrone, con delle cose. È veramente una vergogna. Sei attrezzato. Ma adesso un trono, possiamo dire uno studio di merda, questo. Ma cioè, cazzo, diamolo fuoco a questo punto. No, diamolo fuoco, però non sono. Facciamolo da capo, perché cazzo, con un microfono sullo sgabello. Abbiamo dovuto mettere un microfono sullo sgabello. Ma come cazzo
ma che organizzazione è scusi questa? Scusi però, dottor Barbaro, cagare, a prescindere, dai, io non entro nella sua cosa condizione fisica, io critico quello che lei dice. È un gran maleducato, dottor Barbaro, farà anche 30.000 euro al mese, ma viene qui nei nostri studi, li sputtana, dice che sono molti, ma se ne torni a casa sua, che cazzo vuole? Ti ha chiamato sempre tu però, perché eh? Di Salerno, perché di Salerno? Scusa, quali sono i suoi motti, diciamo, quali sono i suoi moti, diciamo, le... Carissimi scansafatiche, umili. Come si fa, come fa lei, come lo dice? Carissimi scansafatiche, ragazzi, restiamo umili. Restiamo umili. Ma come restiamo umili? Uno qui che fa il ganassa, veste solo firmato, restiamo umili. Sempre umiltà, perché diciamo... Le comunque posso dire, una volta che tu dimagrisci di 50 kg, il personaggio è finito. Morto. Ah, questo lo dici tu. Sì, se comincia a dimagrire, che cazzo c'è, sei? C'è una scommessa? Ma tu se diventi ma se diventi filiforme. 100 kg in meno, 70 kg in meno, non conti più un cazzo, tu conti solamente perché c'hai ste gambe grosse così, dai. Questo conti, lo dici tu. Cioè, questo ma per forza, lo dici tu, lo dici tu. No, lui mi sembra un personaggio a prescindere lui però, eh? Cosa? No, mi sembra un personaggio che ha una sua complessità. Sarebbe bello se lei usasse lo spazio che ha a disposizione i suoi seguaci anche per mandare dei messaggi. Scusi, qual è l'acquisto più caro che ha fatto lei? Un Rolex Daytona. Da quanto dunque? 60. 60. Con i soldi di famiglia sempre. Sì, sempre sì. Coi soldi. Come si? Investimenti. Investimenti. Che investimenti? Ma vabbè, investiamo diciamo sugli orologi, investiamo un po' su tutto, quindi. Chiudilo! Ma lei è figlio unico? Vabbè, sì, ah, quindi eredita tutto lei. Sì. Bavano, la ringrazio. Arrivederci, torni pure a Salerno. Sì. Arrivederci. Torni a Salerno, cerchi di non fare troppo casino quando esci da qua, eh. Grazie, fermi tutti. Allora, ragazzi, io non uso mai certe espressioni e dunque aspetta, fermi tutti, una cosa seria, non uso mai queste espressioni. Ripeto, non uso mai certe espressioni e dunque mi scuso davvero. È raro che lo faccia, ma voglio farlo. No, non è una presa per il culo, è una cosa seria. Comunque mettetemi la musica. Perché l'espressione che ho usato ieri, il ciccione del cazzo, giusto, nei confronti del brutto. Signor Bavaro, dottor Bavaro, come brutto, viene chiamato. Molto brutto, sì. No, ragazzi, è una cosa seria. Dai, non mi mettete queste cose qua. Ripeto, non uso queste espressioni mai e dunque mi scuso davvero. Ripeto, è raro che lo faccia, voglio farlo perché è un'espressione che non appartiene al mio DNA. Non fa parte del mio bagaglio. Beh. Cosa è successo? Mi sono praticamente messo nei panni di uno di quelli che fa l'ether contro il dottor Bavaro, col suo compiacimento peraltro, e volevo dire un maledetto ciccione, un ciccione enorme, un ciccione pazzesco, volevo dire questo. Mi è scappata una frase che non ripeto e che non mi piace perché può sembrare, anche se non lo era, insultante nei confronti di qualcuno. Ovviamente l'ho fatto perché c'è un gioco delle parti che il dottor Bavaro sa benissimo di che cosa si tratta, quello dello sberleffo, dell'offesa verso gli ether. Mi sono impersonificato in uno di questi ether perché lui accetta il gioco. Però ripeto, io mi scuso col dottor Bavaro e lo abbraccio e qui credo che accetterà le mie scuse. Ciao Bavaro, come stai? Pronto? Eccoci qui, accetti le mie scuse? Accetti le mie scuse, allora, amico hai fatto benissimo a chiamare, anche perché volevo mettere appunto questi un paio di puntini sulle i. Allora, tutto quello che abbiamo fatto non è stato assolutamente organizzato, cioè tu hai voluto fare così, assolutamente. Hai voluto fare in questo modo. Ti prendi la merda di quello che ti stai prendendo, però. Sì, ma non c'è, ma non mi prendo nessuna merda, perché non è, per fortuna non mi prendo nessuna merda. Io ti voglio chiedere scusa, questo qua. Non ti voglio chiedere scusa pubblicamente. Io le scuse me le voglio anche prendere, ma tanto alla fine non mi cambia niente. Cioè, sono scuse che. Cioè, alla fine le offese vengono da due pezzenti che non contano niente, quindi non mi interessa proprio. Ma io non ho detto niente, come si permette di chiamare? Non mi interessa proprio, capito? Figurati se mi prendo a male per uno come te, cioè. Ma no, figurati, non c'è problema. Hai voluto fare la parte tua? No, non ho voluto fare nessuna parte. Te lo sto spiegando, ti chiedo scusa e ti abbraccio. Ciao, dottor Bavaro. Ciao. Va bene. Ciao.